Ascoltare Radio Montecor Web è un gioco da bambini. Digitate Radio Montecor Web .it. Voci nella notte.
Buonasera cari amici, siamo di nuovo a un nuovo appuntamento di Voci della Notte, venerdì 5 novembre 2021. Siamo qui di nuovo, come sempre cerchiamo di regalarvi ogni tanto qualche sorpresa, ma prima di presentarvi il prossimo ospite, di cui sono veramente felice di ospitare e orgoglioso anche di avere qui in trasmissione con me, vi ricordo i soliti consueti canali con cui potete interagire con noi: il nostro canale Telegram, su Facebook, sulla pagina Instagram e lo stesso su Twitter. Vi ricordo che la trasmissione potete anche riascoltarla in podcast sia sul nostro canale YouTube che su Spreaker.com, e oltre a sentirla in diretta sia su Spreaker che sul nostro sito www.radiomontecoweb.it. Noi di Radio Montecoweb siamo molto sensibili alle cose che accadono sia a Montecosaro che intorno a noi, ma il personaggio che vi andrò a presentare fra poco è strettamente legato con Montecosaro, perché da ormai parecchi anni, da una quindicina ormai credo, ha pensato e sta portando avanti un progetto molto importante legato alla nostra Anita Cerquetti. Vado subito a presentarvi veramente con grande orgoglio un personaggio di caratura internazionale che è qui alle nostre parti, è il maestro Alfredo Sorichetti. Alfredo, buonasera. Buonasera Venanzio e buonasera a tutti i radioascoltatori. Come stai Alfredo? Tutto bene, grazie, tanto lavoro ma anche felice di poterlo realizzare. Anche perché ormai da qualche settimana si è ricominciato un po' a vivere anche con la cultura, con la musica, con gli spettacoli, no? Grazie a Dio, sì. L'estate scorsa è stata un'estate molto intensa per noi. Abbiamo recuperato il terreno perduto l'anno di chiusura e abbiamo fatto veramente tanti concerti, tante attività con i migliori auspici. Adesso stiamo continuando. Bene, e poi fra poco ti chiederò anche i prossimi progetti, perché c'è una cosa molto importante che poi magari fra poco ce ne parlerai. Alfredo, guarda, una delle regole della mia trasmissione Voci della Notte è che bisogna stare comodi e possibilmente con una bibita davanti per parlare rilassati, come se fossimo vis-à-vis sul mio divano di casa o in questo caso sul divano di Radio Montecoweb. Non è possibile in questo momento perché siamo collegati via Skype, però facciamo così perché è una chiacchierata fra amici solo un po' aperta, perché ci ascoltano in diversi amici qui nella zona, ok? Benissimo. Allora Alfredo, la prima domanda che ti faccio è personale. Tu sei un apprezzatissimo direttore d'orchestra, un bravissimo maestro, insegnante e musicista, ma la passione per la musica, per questo tipo di musica, come ti è nata? Ha origini molto antiche, ero davvero piccolissimo, avevo avuto 7-8 anni e ascoltavo musica. A casa avevamo solo un paio di dischi e io una cosa un po' strana, un po' particolare, io mi isolavo nella mia stanza, spegnevo le luci, chiudevo le persiane delle finestre e così nell'assoluto silenzio ascoltavo questi dischi, che poi erano il primo concerto di Tchaikovsky, il pianoforte orchestra, la quinta sinfonia di Beethoven, poi anche alcune parti del Rigoletto, e davvero i miei sensi erano completamente rapiti da questa musica che dentro di me tentavo di dirigere, tentavo di modificare, di entrare. Quindi già tentavi la direzione ascoltando questi dischi? Assolutamente sì, perché poi l'aspetto, diciamo, l'aspetto del movimento, l'aspetto del movimento fisico nella direzione d'orchestra è solo uno degli aspetti, cioè la cosa più importante è sentire la musica dentro di sé, dopodiché la si può trasmettere, ma prima è sentirla profondamente con l'anima, dopodiché c'è la tecnica che poi porta i musicisti a capire le tue intenzioni, ma le tue intenzioni sono dentro, sono nell'anima. E questo, il sentire, è qualcosa di assolutamente importante. Bene, bene. E per te questo è una passione, poi ti ho dato ragione di vita e lavoro che ti porta a girare il mondo, perché
Esatto, tu, esatto. Io, poi... chi entra nella tua scuola, la prima cosa che vede è questa, è questo mondo sulla parete con tantissimi calamitine, puntini, punteruoli, che dovrebbero significare i posti, alcuni dei posti in cui sei stato a suonare. Sì, 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 sì. E sembra una cosa un po' stile Napoleone, no? Che mette i punti di tutte le nazioni che ha conquistato. È un po' gotica come cosa, però così è molto simpatica. Sono i punti in cui ho avuto questo grande privilegio di dirigere delle orchestre, quindi è un grande arricchimento per me aver avuto questa opportunità, che ripeto parte da lontano, da questi momenti della mia infanzia che poi si sono trasformati nello studio e nella mia prima direzione d'orchestra, nella quale ho riscoperto ciò che provavo da bambino, cioè questa grande forza dentro, questa intensa emozione che nasce dentro e che poi il direttore per prima cosa deve far sentire i musicisti, deve comunicare quasi come uno stregone che dà queste, come dire, ipnotizza, ecco, utilizzando dei termini non appropriati, però che rendono un po' l'idea, no? Questa energia che passa dal spirituale, che passa dal direttore ai musicisti e poi a sua volta dai musicisti passa al pubblico in sala. Diciamo anche che la tua non è solo una passione a livello musicale, perché vai a fondo anche delle storie dei vari interpreti, così come dei compositori, tant'è che ti ha portato questo a fare una cosa molto importante, ma ne parliamo fra qualche istante, perché adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo brano musicale. Fra qualche istante di nuovo qui con Alfredo Sorighetti. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all I needed was my friend. Way back when, way back. When, way back when. Remember when my father taught us how to play guitar, and we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far, but after a week or so it all fell apart. But we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time right now. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when, we didn't care what they said. People
could stare. I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when. Eccoci qua di nuovo live su Radio Montego Web, e questa sera abbiamo l'onore di avere il maestro Alfredo Sorrighetti qui con noi a Radio Montego Web. Alfredo, abbiamo concluso la parte prima in cui parlavamo di passione, di trasmettere sentimento, e io dicevo che questo ti ha portato anche nel tempo a andare a ricercare anche a riscoprire delle figure soprattutto anche locali, e in particolar modo mi riferisco alla nostra Anita Cerquetti, che è quella figura che ti lega un po' in filo diretto con Monte Cosaro, perché tu sei il protagonista, l'artefice e l'anima di un concorso che ormai posso dire famoso in tutto il mondo. Sì, il concorso Anita Cerquetti ormai ha un suo spazio nella credibilità, nella professionalità, nella, come dire, incorruttibilità, quindi imparzialità. Gode di questo bel nome e quindi ci fa molto piacere. Monte Cosaro ha subito mostrato un grande senso di grande voglia di realizzare questo concorso già 11 anni fa. La prossima edizione sarà la 12ª, quindi ininterrottamente da 12 anni diamo questa grande opportunità. In realtà il progetto ha diversi aspetti. Uno, quello di valorizzare questo meraviglioso borgo Monte Cosaro, che davvero è straordinario. Tutti coloro che ricevono le foto di questa cittadina, i candidati, i familiari che vengono poi a Monte Cosaro durante l'edizione del concorso, rimangono estasiati da tanta bellezza. Quindi questo è il primo obiettivo, quello di far conoscere questa meravigliosa cittadina. E il secondo è quello di far conoscere invece, continuare a far conoscere Anita Cerquetti per tutto quello che ha fatto. Anita Cerquetti è il più grande soprano verdiano del Novecento, come sottolineato il maestro Riccardo Muti, e quindi dobbiamo continuare a far conoscere la sua grande arte. Il terzo obiettivo è quello di dare delle opportunità di debutto vere, concrete, ai vincitori, perché questi giovani cantanti cosa vogliono? Premi in denaro sì, sono importanti, ma l'importante è che possano cominciare quel percorso professionale, che dallo studio che hanno già intrapreso, hanno già cominciato dei corsi di perfezionamento, però è questo passaggio, questo ponte che li porta alla professionalità, è molto difficile, soprattutto in Italia, e noi cerchiamo di dare queste risposte. Chi ha vinto il concorso Cerquetti ha debuttato allo Sferisterio, ha debuttato al Career Beach di New York, ha debuttato a Spoleto, al Teatro Belli, al Teatro Comunale di Treviso, a Sanremo, ormai dal 2015 abbiamo un filo diretto, quindi è una grande soddisfazione per me. E questo, Alfredo, mi permetto di dirlo, grazie al tuo nome e alle tue conoscenze, perché sei una persona molto stimata in giro per il mondo. Se non fosse stato per te, questi debutti sarebbero stati, non dico impossibili, ma molto 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 remoti. Grazie. Prende alto questo. Siamo un bel gruppo che organizza questo evento, ci crediamo tutti e lo portiamo avanti perché ci crediamo profondamente. Alfredo, io su questo ti faccio una domanda, perché so che a breve ci sarà un evento importante a cui tieni molto, di cui mi hai già parlato, ma ti chiedo di parlarmi di questo evento e anche, se vuoi, dei prossimi progetti, perché poi sei in partenza da qui a qualche giorno. Sì, sì, sì. Andrò a dirigere Rigoletto al Teatro dell'Opera di Varna, un'opera che mi lega molto anche a quei momenti di cui parlavo prima,
quando mi chiudevo nella mia stanza per ascoltare musica. E quindi adesso andare in un teatro d'opera a dirigere un capolavoro del genere veramente mi emoziona già solo parlarne. Il concerto che realizzeremo a Montecosaro domenica 21 novembre è un concerto molto interessante legato a Dante e alle donne di Dante Alighieri. Il titolo è Dante e le donne tra terra e cielo. Abbiamo un gruppo di musicisti, performer molto prestigioso. Le pianiste sono Miriam Cenerelli e Laura Pesaresi, c'è una ballerina che è Alessia Verdini, Laura Belbusti è la voce recitante e c'è anche una relatrice che è Monia Fratoni, che appunto attraverso queste varie discipline, la musica, la danza, la recitazione e la storia, ci faranno passare una serata, ecco, dedicata a questo straordinario letterato che è più grande nella nostra cultura italiana, Dante Alighieri, di cui quest'anno appunto ricorre l'anniversario. Come sarà possibile partecipare, Alfredo, a questo evento? Dunque, sulla piattaforma Ciao Ticket già da ieri è possibile prenotare online il proprio posto. Un ingresso è diciamo un prezzo popolare di 10 euro e quindi chi vuole può già prenotare il proprio posto al teatro delle Logge Anita Cerquenti di Montecosaro, che è un teatro bellissimo, piccolo, ma il fatto che sia piccolo è un punto a favore perché si possono carpire tutte le emozioni, no? Che passano sul palco, no? Non ci sono quelle distanze, diciamo, di centinaia di metri di grandi teatri o di grandi sale da concerto, così essere in una bomboniera, così un teatro così piccolo da vicino, capire, comprendere e vivere ancora di più le emozioni degli artisti sul palco. È un teatro che conosco molto bene, Alfredo, perché lo so. Ci sono stati, ho fatto anche le foto il giorno del mio matrimonio in quel teatro, perché lega tutta un po' la storia di Montecosaro. Alfredo, guarda, allora facciamo una cosa, ci prendiamo un'altra piccola pausa di 2 minuti e poi torniamo qui a Radio Monteco Web per concludere questa chiacchierata, perché so benissimo che tu non sei uno, nonostante che sei un musicista, però abituato a fare molto tardi la notte, anche perché poi domani mattina ci dobbiamo rivedere io e te, perché oltretutto sei un ottimo insegnante di pianoforte. Quindi fra qualche istante qui su Radio Monteco Web. I will do everything I can for you.
Radio Monte Carlo Web. Allora, eccoci qua, tornati a Radio Monte Carlo Web. Siamo qui con un grandissimo ospite, come dicevamo, il maestro Alfredo Sorichetti. Alfredo ci ha parlato di come è nata la sua passione, di come si è evoluta e dei suoi progetti a breve, soprattutto quello che porta avanti per il nostro teatro il prossimo 21 novembre. Vi ricordo che noi domani pubblicheremo, anzi lo faremo subito, finita questa intervista, pubblicheremo quello che lui già mi ha mandato, il materiale informativo, in modo che potete prenderne visione e perché no prenotare i posti, perché come ha ricordato il maestro i prezzi sono popolari. E questo è molto apprezzabile perché è un modo anche per avvicinare chi solitamente non si avvicina a questo tipo di attività culturali. Allora maestro, siamo nella fase finale di questa chiacchierata fra amici. Io adesso ti faccio una domanda molto personale. Quando faccio questa domanda ai miei ospiti qualcuno rimane un attimino di sasso perché non se l'aspetta. Io te la faccio. Ma oggi Alfredo Sorichetti, il maestro Alfredo Sorichetti, chi è? Dunque, quello che vorrei essere, che tenderei ad essere, è una persona che è volta alla conoscenza di se stesso e la conoscenza degli altri e del mondo. Credo che sia un passaggio importante per ognuno, quello di conoscere gli aspetti anche spirituali e anche psicologici, filosofici, no? per poter guardare le cose come veramente sono. A volte non ci rendiamo conto di come funziona per esempio la nostra mente, la mente dell'essere umano. Conoscerla è molto importante perché possiamo relazionarci con gli altri in maniera molto più diretta, naturalmente senza giudicare, ma con l'accoglimento. Ecco, la conoscenza ci porta ad accogliere gli altri e ad avere un atteggiamento sicuramente più fraterno verso se stessi anche, quindi accogliersi e accogliere gli altri. Bene maestro, grazie Alfredo, grazie per la tua disponibilità, per le chiacchiere che abbiamo fatto e in bocca al lupo per i prossimi eventi. Cercheremo di essere tutti quanti il 21 novembre lì a Montecosaro. Vi ricordo che c'è questa bellissima iniziativa che riguarda Dante e le donne in teatro, promossa dal maestro con artisti di primo ordine. E quindi maestro, allora ti auguro un buon fine settimana, buonanotte, in bocca al lupo per la tournée che andrai a fare da giovedì prossimo in poi. Bene, grazie di questo spazio e complimenti a voi per il servizio che fate con la vostra radio. Grazie mille. Buonanotte maestro. Buonanotte a tutti. Radio Monte Carlo Web. My apartment is a mess. There's no room for happiness. Been alone too many nights. You came by the a key but wouldn't stay. We couldn't even start a fight. I know it's only been a week, but I can't eat. I'm losing sleep. I'm missing you on Sunday. I will make a brand new start on Sunday.
Radio Mutico Web.